ringrazio anch'io gli organizzatori dell'evento per l'invito, che è sempre molto, molto interessante. E come vediamo dal titolo della relazione, appunto, l'intervento chirurgico cambio sesso uomo-donna, definito appunto vaginoplastica. Allora, l'intervento di vaginoplastica è l'intervento di riconversione androgenoide e può essere effettuato con queste tecniche chirurgiche. In realtà c'è la tecnica del flap penoscrotale, in pratica la neovagina viene ricostruita, scusate se ho una caramellina in bocca per la tosse, viene ricostruita con cute del pene e dello scroto unite insieme, è quella che in genere faccio io. C'è la tecnica dell'inversione della cute peniena, in pratica la neovagina viene ricostruita utilizzando solo il cilindro cutaneo penieno, non la faccio perché spesso il pene è piccolo, quindi non abbiamo stoffa a sufficienza per rivestire la neocavità. C'è una tecnica del professor Perovic che prevede l'utilizzo di un tratto di uretra per il confezionamento della neovagina. Andiamo al diapositiva seguente. E poi in casi un po' più complessi, soprattutto in casi di stenosi secondaria della neovagina, si può utilizzare l'ansa del colon, che è la colovaginoplastica. Questi sono gli step più importanti che poi andremo a vedere. E quindi essenzialmente c'è un completo disassemblamento del pene. Allora, tutto viene fatto in un unico intervento, a differenza della falloplastica che è multi-step. Il primo step è sicuramente un disassemblamento del pene, cioè bisogna staccare glande e fascio vasco nervoso dai corpi cavernosi penieni. I corpi cavernosi penieni devono essere isolati dall'uretra, perché poi le varie parti le riutilizzeremo, tranne i corpi cavernosi che chiaramente vengono amputati. Deve essere fatta un'orchiettomia bilaterale, cioè un'asportazione di entrambi i testicoli. Questo è molto importante perché spesso queste persone, questi pazienti, assumono antiandrogeni, quindi andando a togliere i testicoli e riducendogli la produzione di testosterone, tante persone ad esempio sospendono addirittura la terapia ormonale antiandrogenica proprio perché li aiutiamo. Infatti alcuni pazienti vogliono addirittura solo l'orchiettomia proprio per privarsi dalla necessità di assunzione ormonale. Anche questa cosa è importante dal punto di vista un po' di rimaneggiamento dei tessuti, eh? Quindi la tecnica prevede l'utilizzo di tutti i componenti anatomici disassemblati, come ho detto prima, eccetto i corpi cavernosi per la vaginoplastica. E tutte le strutture anatomiche dell'apparato genitale femminile quindi vengono ricostruite, abbiamo detto, in un unico tempo, un intervento che ha una durata dalle 4 alle 6 ore, 7 ore, insomma più o meno è così, in media 5 ore. Il confezionamento del neoclitoride in genere viene ricavato dalla riduzione del glande, preservando il fascio vasco nervoso penieno, una parte abbastanza delicata perché è chiaro che lesioni del fascio vasco nervoso penieno determinano una necrosi del clitoride. Capite bene, se abbiamo una necrosi del clitoride, tutta la parte di sensibilità, orgasmo e piacere va praticamente così del tutto eliminata. Quindi viene così confezionata la neovagina che avrà una lubrificazione, questo non è proprio vero, naturale, eccellente sensibilità. Sensibilità è buona, la lubrificazione no, solo per la colovaginoplastica è presente una lubrificazione. Però, come ho detto prima, essendo una tecnica molto più invasiva che prevede una resezione del colon sigmoideo sigma, deve essere portato giù a formare una vagina, con tutte problematiche di tipo di chirurgia generale, quindi problematiche a dome acuto, perforazioni, eccetera, io personalmente non la consiglio mai in prima battuta. Da linea guida è considerata una tecnica prevedibile, presente se c'è una stenosi di una di queste tecniche primarie che vi ho fatto vedere. Allora, qui abbiamo una paziente, andiamo a scorrere delle foto, poi un'altra foto di un'altra paziente e qualche video chirurgico. L'incisione deve essere, questo è il lembo rovesciato scrotale, circa 12 centimetri, e si mantengono gli stessi rapporti anatomici della donna, in cui il fornice, la forchetta vaginale è a circa 3 centimetri dall'ano, 3-4 centimetri, cioè non posso far finire quella U qui su, devo rispettare questi 3-4 centimetri. Quindi questo è uno dei passaggi importanti.
Quest'altro lembo sarà chiaramente il lembo penieno, che uniti insieme andranno poi a foderare la neovagina, che creeremo appunto in questo spazio, uno spazio che sta al di sotto del muscolo bulbo spongioso e al di sopra dello sfintere anale esterno. E questa è la parte più delicata e più pericolosa di tutto l'intervento, perché si può, sopra vado a lacerare l'uretra, posso determinare le fistole urinarie. Sotto posso lesionare il retto, che è ancora peggio. Ecco, fatta la prima incisione di questo lembo U, io mi ritrovo questa situazione qui. E lo step successivo è andare a togliere i due testicoli. Vediamo un pochino. E si mette sempre un catetere molto rigido che ci fa sentire l'uretra in tutta questa fase di creazione della neocavità. Per creare la neocavità ci aiutiamo con due dita, cioè un dito sta nel retto e l'altro va a creare questo spazio, proprio perché, come vi dicevo, parliamo di 3-4 mm che separano le due dita, i due indici, quindi lo spazio è molto, cioè la distanza dal retto è veramente, veramente irrisoria. Questa l'abbiamo vista, rigido guidata. Ecco, quindi questo è quello che vi dicevo, cioè si inizia un po' a disassemblare le varie parti del pene, il testicolo. Avevamo detto che mandavo immagini chirurgiche, quindi è tutto ok. Quindi piano piano si va a fare quello che è chiamato penile disassembly. Qui credo che siamo già nella fase dell'amputazione dell'uretra. Viene isolata progressivamente, questa l'abbiamo vista. Ecco, questo è praticamente l'isolamento progressivo dei due corpi cavernosi e dell'uretra, perché poi dobbiamo staccarci il glande e staccarci l'uretra dai corpi cavernosi. Qui abbiamo fatto il confezionamento del neoclitoride, che si può fare o facendo un piccolo flap triangolare del glande, oppure si può fare un'incisione ad M, e noi poi lo andremo a vedere l'incisione a M del neoclitoride, perché è una tecnica thailandese. Vabbè, poi sono tutti accortezze di tecnica, ma in pratica viene riservata una pastiglia di glande che andrà a formare il neoclitoride. E qui io mi devo isolare tutto il fascio vasco nervoso penieno, perché parte chiaramente da qui, dalla sinfisi pubblica, altrimenti mandiamo in necrosi il neoclitoride. Questa l'abbiamo vista, andiamo a questa successiva, vedete l'isolamento progressivo del neoclitoride. Ecco, e questo è l'isolamento del fascio vasco nervoso. Qui chiaramente ho in mano il neoclitoride e sto scollando piano piano il fascio vasco nervoso dai corpi cavernosi. Vedete, questo è lo scollamento sempre progressivo. Qui bisogna tenere clampato perché c'è un sanguinamento importante. Quest'altra fase prevede invece l'amputazione dei corpi cavernosi. Facciamo con ultracision, sempre per ridurre il sanguinamento. Anche in questo caso, questo è un passaggio importante perché vi sono varie scuole. Ad esempio, c'è chi dice che devi resecare completamente i corpi cavernosi, perché successivamente i residui dei corpi cavernosi possono determinare comunque una tumescenza, andare a ostacolare la neovagina, soprattutto se c'è una mancata contrattilità, cioè un ipertono, chiamiamolo così, un eccessivo di contrattilità. Quindi andandoli ad asportare del tutto evito questo problema. Un'altra scuola di pensiero invece dice che bisogna lasciare dei residui dei corpi cavernosi perché comunque possono mantenere un po' quelle sensazioni erettive pre-orgasmiche, insomma, possono partecipare in qualche modo alla funzionalità orgasmica. Quindi, ecco, ancora un pochino di battuta la cosa. Io personalmente, cioè, si vanno a resecare proprio a ridosso dell'osso, quindi lasciamo veramente un residuo che è microscopico, però nel tempo possono un pochino riformarsi, dare qualche fastidio. E ecco, questo, come dicevo, sono i due corpi cavernosi asportati con il glande, tranne, chiaramente è stata staccata l'uretra, tranne quel triangolino che abbiamo preservato. Dottore, un secondo, siccome lei è l'organizzazione, può far entrare delle colleghe che Sì, le sono... persone vi sono in sala d'attesa, visualizza, faccio cosa? Ammetti. Visualizza, ammetti tutto. Ok.
Ok, grazie. Allora, in questa fase stiamo già ricostruendo la neovagina perché abbiamo unito un lembo penieno e il lembo scrotale che vengono appunto suturati sui quattro lati e poi verrà risvoltata come un calzino voltato al contrario, praticamente. La stessa identica cosa. Allora, questa è la neovagina, fatta appunto da un lembo scrotale, sotto abbiamo il lembo penieno. Io chiaramente adesso qui devo fare un'incisione per far uscire il neoclitoride e far uscire il catetere con l'uretra che è stata accorciata. Ecco, in questa fase sono appunto è stata fatta l'incisione e qui è passato il neoclitoride ed è anche passata l'uretra. Vedete? Qui si vede meglio, qui è il neoclitoride, qui è l'uretra. E quindi questa è tutta la neovagina che andrà in quella cavità che abbiamo creato tra prostata e vescica. Vedete, qui è stata già mandata all'interno della neovagina e in questa fase bisogna ridefinire bene le piccole labbra e le grandi labbra perché mi vengono si ha, che cosa si ha? Un eccesso di tessuto scrotale, quindi questo deve essere resecato, andrà a formare le grandi labbra, che è l'ultima parte dell'intervento. Questa è la medicazione finale, contenitiva, compressiva o delle gaze zaffate che rimarranno almeno 5 giorni. E adesso vi vorrei far vedere altre immagini. Ci provo, eh. Chiudo, inizio. Un'altra persona che ammetto. Dove sono andate a finire? Nella coperta, eccole qua. No, me l'aveva coperto tutta la. Lo vedete? Sì. Ok, questa è un'altra paziente. Così andiamo. Però non mi permette di scorrerle tutte. Non mi permette di scorrerle progressivamente, provo a fare l'invio, ma non me lo dà. Vabbè. La stessa identica cosa, bisogna ridisegnare, farvi vedere il caso, bisogna ridisegnare il lembo rovesciato a 3-4 cm, sempre dall'ano. È circa 10-12 cm, si segna tutto perché bisogna. È importante mantenere l'asse del rafe penieno perché poi io devo mantenere la simmetria anche delle grandi labbra perché notano tutti questi dettagli, se un grande labbro è più grande del piccolo, se il clitoride è mediale, quindi io cerco di essere sempre più preciso possibile con dei disegni preoperatori, dei reperi e quant'altro. Allora andiamo a qualcuno un po' più avanti. Questo è uno dei risultati finali in cui le grandi labbra sono state rifilate e qui chiaramente troviamo il meato uretrale e gaze zaffate in vagina. No, non so, vorrei vedere qualche altra cosa. Questo è un altro dei risultati finali a 3-4 settimane dall'intervento. Vedete, poi progressivamente pure le cicatrici non sono più visibili. Vedete, questo è importante, l'ingresso sempre a 3-4 centimetri